sì, sono qui a Bagnacavallo per presentare Mancanza Inferno, un film che ho girato all'Aquila nel maggio del 2013. È un film che racconta un inferno contemporaneo, infatti l'Aquila diventava il luogo ideale dove rappresentarlo. Questo racconto ha come personaggio principale un angelo che vaga nella città, è un angelo che può parlare soltanto con i versi di Rilke. Ed è un tentativo da parte mia di avvicinare la visione al reale. In questo senso sono molto contento dell'invito qui a un paese perché appunto si discute dell'Italia, del presente italiano, e credo che fondamentalmente questo è un film che parla delle macerie che appartengono un po' a tutti noi nel mondo, e se vogliamo quindi l'Italia in questo momento è un paese in difficoltà.